Altiero Spinelli fu influenzato sin da giovane dalle idee politiche del padre socialista e si iscrisse al Partito Comunista nel 1924. Entrò in clandestinità 2 anni dopo, all'età di 18 anni. Nel giugno 1927 fu arrestato a Milano e sulla base delle leggi speciali per gli oppositori politici introdotte dal fascismo, condannato dal Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato a 16 anni e 8 mesi di carcere. Scontò 10 anni di carcere che trascorse approfondendo i suoi studi e in cui maturò un distacco dal marxismo, avvicinandosi all'opera di Benedetto Croce. In carcere ebbe modo di incontrare altri importanti esponenti politici come Umberto Terracini e Leo Valiani. Trascorsi 10 anni, riconosciuto colpevole di essere uno dei capi comunisti, nonostante nel 1937 fosse stato espulso dal Partito Comunista in quanto era diventato federalista operando una revisione della concezione marxista e criticando la linea stalinista, gli furono inferti altri 6 anni di confino. Proprio agli anni del confino, che passò a Ponza e a Ventotene, insieme ad altri 800 dissidenti del regime fascista, risale la stesura del manifesto per un'Europa libera e unita. Con l'intitolazione al suo nome di questa piazza, proprio nel giorno in cui si festeggia la giornata dell'Europa, l'amministrazione comunale è certa di interpretare i sentimenti dei cariatesi e di operare nel senso di un maggior radicamento degli ideali di unione e di fratellanza dei popoli, senza i quali sarebbe impossibile condurre a completamento il progetto d'Europa unita e in assenza dei quali troppi nostri fratelli ancora oggi soffrono. A tal fine appare estremamente significativo il messaggio che ci ha voluto indirizzare il Presidente della Repubblica alla memoria di Altiero Spinelli nel centro storico di Cariati, il giorno del 9 maggio, è un significativo omaggio all'ascito politico di questo straordinario padre dell'Europa. Spinelli è stato un appassionato profeta dell'unità europea, in cui egli seppe credere con forza morale e lungimiranza, anche quando il nostro continente era diviso dalla più sanguinosa guerra della storia. Le idee di Spinelli e la sua fede europeista rimarranno sempre un riferimento imprescindibile per chiunque voglia assicurare all'Unione il suo alimento più essenziale, la volontà politica e la spinta ideale necessarie per fondare l'avvenire del nostro continente sulla sempre crescente integrazione tra i suoi popoli. Con l'auspicio di un'Europa sempre più unita, rivolgo un saluto caloroso al sindaco di Cariati, a tutti i suoi cittadini e al Movimento Federalista Europeo. Giorgio Napolitano. Sempre davanti.